Ciao a tutti, sono Olmo Bagnasco, gestisco insieme a mio papà e mia sorella l'azienda agricola Autra, nata negli anni 80, nata sotto, con un po' di animali come capre, qualche mucca e asinello. Abbiamo iniziato a fare caseificio e poi con la crescita di noi ragazzi ci siamo un pochettino più specializzati nell'agriturismo, nelle fattorie didattiche e anche l'agrizoo. L'agrizoo è una passione che ci ha trasmesso nostro papà, e comunque anche lui continua a metterci del suo per far arrivare e comunque allevare specie di animali che vengono da tutto il mondo, anche perché ormai riescono a resistere anche a questo clima qua. È un clima mite, quindi né troppo freddo né troppo caldo, e tanti animali si trovano a loro agio anche qua. E poi sono comunque curati e amati da tutti noi. Noi abbiamo animali che arrivano comunque da quasi tutti i continenti a parte l'Antartide. Ci sono gli emu dell'Oceania, lo yak dell'Himalaya, gli zebù dell'India, pecore del Camerun, mufloni europei, daini, abbiamo anche la mucca scozzese Highland col suo piccolo, e poi ovviamente abbiamo anche la razza cabannina autoctona di Genova. Vive costantemente al pascolo, mungiamo il latte e ci facciamo i formaggi. Negli ultimi anni, con la crescita dell'agriturismo e della fattoria didattica, siamo molto conosciuti e molto apprezzati, ritenendoci anche custodi del territorio e delle biodiversità. Allora, qui ci troviamo nel locale del caseificio. Qui trasformiamo principalmente il latte di cabanina, facciamo formaggette classiche e se no anche i formaggi con Presidio Slow Food di cabanina. Per le famiglie e i bambini organizziamo su prenotazione giri all'interno della nostra fattoria, cercando di valorizzare il ciclo del latte o comunque il lavoro che facciamo noi, dall'allevamento e mungitura degli animali, la visita di tutto l'agrizoo, con la conclusione della trasformazione del latte che si è munto in formaggio, che poi ogni bambino, ogni gruppo familiare si porta a casa e se lo consuma direttamente alla tavola. Queste sono le formaggette di Alfredo. Dopo la stagionatura, una stagionatura che comunque non ha dei mesi, anche proprio per la pezzatura di formaggetta, a qualche settimana, e da lì sono già vendibili e commestibili, soprattutto in abbinamento con la gelatina di rose o lo sciroppo di rose, con anche loro Presidio Slow Food.